Buonasera Xanxus, buonasera Blody, ben trovati. Lo so che sono un pochettino in ritardo, ma purtroppo le cose capitano. Buon pomeriggio Engu, ciao a tutti, come state? Bene, benino, abbastanza bene. Abbastanza bene. Ah, Engu. Che bello vedere il tuo nome in rosa, Engu, nella chat di Twitch. Con la coroncina là accanto. Allora, dovrebbe essersi assestata un po' la connessione qua. Allora, vediamo un po' dove ci eravamo lasciati la volta scorsa. Abbiamo e arancio vale. No, io lo vedo rosa da qua, boh. Sarà che cambia ogni persona, boh. Allora, tra 3 giorni abbiamo finalmente il laboratorio psionico, il che mi rende molto molto felice. Io, ma sì, dai, il rosa è il nuovo colore dei tipi tosti, vale. Sicuramente. Pink is the new black, sicuro. Ci eravamo lasciati con il progetto Avatar che purtroppo sta avanzando. Noi siamo esattamente... Dov'è che stiamo? Ah, giusto, giusto, qua. Stavamo stabilendo contatto per andare ad assaltare la struttura aliena, se non ricordo male. Allora, la rappresaglia, giustamente, se non ricordo male. Ci eravamo lasciati che era cominciata. Stavamo scegliendo i soldati. Buonasera, Berserk, anche a lei. Allora, Berserk, Codex, ufficiale d'elite, lanciere d'elite, soldato d'elite, obliti ad elite. Va bene. Poteva Impostazioni andare dettate il peggio. distretto degli Poteva stati andare magico peggio. orientali. Lasciamo la zona che c'è l'UFO da quelle parti. Allora, questa sarà molto difficile, come ci preannuncia. Allora. Dunque. Via Codex. Via Gioia. Via Xanxus. Allora, mettiamo qualcuno che si deve comunque allenare un pochettino. Tipo Achille. Tipo Engu. E quasi quasi puoi mettere comunque qualcuno che è un pochino più in alto con il grado, perché è molto difficile, non si sa mai. Quindi io metterei Seffi, tanto per avere le spalle coperte con qualcun altro che cura. Sì. Così mi piace molto di più. Molto bene. Metti Hinjaku, Hinjaku. No. No, a molto difficile non lo mette, è troppo basso come livello. Sono molto indietro con i livelli. Purtroppo sì, Engu. Purtroppo sì. Ma vedremo di farti fare qualche uccisione. Eventualmente riuscirai ad arrivare in alto. Sarebbe molto interessante se con l'espansione World Chosen Engu riesce a diventare com'è che si chiama la classe nuova? Reaper. In italiano non lo so perché non l'ho visto. Uno dei Reaper, anche se non credo che si possano promuovere i nostri soldati in una delle classi dei DLC. Forse si ottengono già. Così. Eventualmente potremmo modificarlo. Mietitore, ecco, non mi veniva. Mietitore. Sarebbe interessante modificare un mietitore esistente e farlo diventare in quello che è Engu.
Sembra che gli alieni stiano sterminando la popolazione di un avamposto della resistenza in questa regione. La gente ha bisogno di aiuto. Gli alieni si pentiranno di aver attaccato la resistenza. Neutralizzate i contatti nemici nell'area e conquistate il campo. Ok, mi confermate che si possono solo reclutare portando la fiducia al livello 2. Questa è un'altra meccanica nuova che poi vedremo. Che è bella, aggiunge profondità al gioco, però è tosta. È tosta. Vabbè, dai, è ancora presto per preoccuparci di War of the Chosen. A tempo debito ci preoccuperemo molto, ma veramente molto. Nel frattempo i nostri soldati sono carichi, devono salvare i civili. Parole piuttosto forti, Bradford. Torni a pulire i piatti. Ma come, mi dà del tu? Risponderebbe Bradford. Torni. Vabbè, basta fare la missione di caccia ai Chosen. Eh sì. Quella è andare solo avanti con la storia. Subito. Subito veniamo lanciati in mezzo alla mischia. Menas 1-5, le forze nemiche attaccano l'avamposto. Eliminate tutte le unità nemiche e proteggete i civili. No, è congiuntivo, è arrivata ad armi spianate come noi. Non riuscirete a entrare in occultamento. Non è vero, perché c'è il buon Engu che ci riesce, e come, ad entrare in occultamento. Quindi io direi, caro Engu, ti posizioni momentaneamente aspetta, vediamo se Seffi si mette qua, magari dà un'occhiata a chi c'è da quelle parti. In movimento. Ok, sembra non esserci nessuno, quindi Engu si può muovere per salvare il civile. Io ci sono. Vada, Engu, vada. Sei al sicuro, vai, presto. Ok. Dopodiché io direi che Bloody può provare anche a mettersi qua in alto. Così ci dà un po' di visuale sulla zona, anche se è vista palazzi praticamente, però. Si può fare. Meglio di niente. Ok, tanto per essere sicuri, ok, di qua non si può procedere, dobbiamo muoverci per forza in questa zona. Ah, vedo già qualcosa che non mi piace qua in basso. Qua in basso vedo qualcosa che ha davvero tanta, tanta vita, quindi immagino sarà un berserker. Immagino, poi vedremo. Allora, torniamo a noi. Achille, mettiti qua dietro. D'accordo. E di guardia. Eseguo. Dopodiché, Seffi, non la facciamo avanzare troppo, che qua sappiamo che c'è qualcosa che non ci piace. Monto la guardia. Ho una buona notizia e una cattiva notizia, Vale. Dica. Prima la buona e poi la cattiva, così stiamo a posto. Ce la posso fare. Fatevi sotto. Ok, Vale. Tu ti metti dietro l'albero. Ma certo. E ti metti anche tu di guardia. Sto di guardia. Ok, ho fatto bene anche se... Bravo, Vale, mi piace. Ah, c'è un codex, ecco cos'era. Un altro codex. Il civile scappa, mi sta bene, mi sta benissimo. Ma dai, il civile è andato in faccia alla morte. La cattiva è che potrei sbagliarmi. La pessima è che trovi sicuro nella prossima. Ah, il re Archon. Va bene, dai. Ci faremo trovare pronti. Bloody, da là in alto, però. No, Bloody potremmo aspettare. Può fare un po' di serie. Allora, prima di andare avanti,
Andrea, un bel mani fulmine su quel codex ci farebbe molto piacere. Sì, quello al 77, vada. Perfetto. No, Iris insegna agli angeli come si allenano i Pokémon Drago. Ok, e questo ci siamo. Dopodiché, un bello sparo per finire quel codex. Ah, schivata graffio. È ancora vivo. Va bene. In quanto si è clonato? Vabbè. Allora, potrebbe anche provare un bel duello. Che schifo non ci farebbe. O eventualmente... No, è l'unica cosa che può fare. Allora, piuttosto che fare duello, io direi un calo nell'ombra su quello là, in modo che poi va in furtività. Vai. Ok. Niente male. Va benissimo. Dopodiché, vediamo se Achille riesce in qualche modo a prendere tutti e tre. No, purtroppo non riesce a prenderli tutti e tre. No, quindi conviene più fare così. Prendi qua. Ho dovuto assentarmi un attimo. Che mi sono perso? Per ora niente di brutto. Per ora niente di brutto. Oh, critico! Bravo Achille, bravo Achille. L'altro codex si clona, ma mi fa anche piacere. Così diminuisce la... Wait. Ok, dopodiché... Bloody, da là in alto... Potrebbe fare una bella serie, perché è il 100% praticamente su tutti. Quindi vai. Non mi fermo più. Non ti fermare, Bloody. Vai e non mollare mai, Bloody. Primo. Guarda, Bloody. Play of the game, Bloody. Bersaglio eliminato. Achille ogni volta che c'è fa faville. Abbastanza, sì, dai. Diciamo di sì. Play of the game, Bloody continua con la seconda uccisione. Queste sono tutte garantite, a tutti il 100%, Bloody. Neutralizzato. Dopodiché abbiamo quell'altro codex. Molto brava, Bloody. Bersaglio nemico a terra. Vale, ti prego, non citare Gigi quando non si piange addosso. Chi è? Chi Gigi? Ah, non mollare mai, in quel senso? Pronta a sparare. Dopodiché potrei fare con Bloody l'uccisione garantita al Berserker. Sì, dai, preferisco togliermelo dalle palle ora che posso. Brava, Bloody. Nemico neutralizzato. Play of the game, Bloody, as mistress. Dopodiché, tanto per essere sicuri, io farei una zona letale qua. Blocco confermato. Chi è che vede? Ah, c'è quell'altro codex. Quindi, caro Engu, vai, 79%. Ottimo. Stiamo tenendo i punteggi? Ottimo. Mi hanno visto. Vabbè, non fa niente, Engu. Non fa niente. Allora, visto che ti hanno visto, che bel gioco di parole, io ti posizionerei dove hai guardia alta, eventualmente. Ma purtroppo... Ah, vedi, dietro la macchina, ma ho paura che esplode, quindi... mettiti qua. E diamoci una mossa. Dopodiché, Seffi, la voglio mettere qua. D'accordo. Ah, Achille quando non si piange addosso, capito? Con la frusta laser, Bloody.
Dopodiché, Vale, mettiti di qua, così diamo una mano a Engu nel caso c'è qualcuno che lo vede. Là potremmo anche salvare un altro civile con Engu se torna nell'ombra. Affermativo. Dai, dai, qualcuno che si avvicina. Roberto Dominguez, un parente di Placido Dominguez. Scusate. Allora, purtroppo no, nessuno si è messo da queste parti. Quindi io direi, caro Engu, torni in occultamento. Nell'ombra. Bravissimo. Vai momentaneamente qua. Raggiungo la posizione. Perfetto. E dopodiché salva questo civile. Puoi andare. Ok, perfetto. Dopodiché, qua sopra chi c'è? Qua sopra non c'è nessuno. Nemmeno qua sopra c'è nessuno. Ok. Roberto. Allora. Vediamo un po'. Se Seffi la mettiamo qua. Mi sto muovendo. E dopodiché la potremmo anche mettere là, ma sappiamo che ci sarà qualche elemento da quella parte. Quindi Bloody da là temo che non riesca a vederli, ma proviamo lo stesso a metterla di guardia. Sono in allerta. Ma mi hai sbagliato la cheat, Vale. Mi stai diludendo? Scusa Xanxus, oggi è un po' così. Agli ordini. Sono in allerta. Allora. Ah, giusto, c'è Darkness che adesso è nell'ombra, giustamente. Direi che Darkness si può posizionare qua dietro. Su. Così che poi può salire sull'edificio. Vale lo possiamo anche muovere qua che ha guardia alta. Mi muovo. Dopodiché lo metterei di guardia. Fatevi sotto. Chi è rimasto? Solo Seffi? Rischiamocela, vai. Mettiamola qua. Vado in posizione. A salvare il civile e con la guardia alta. Sei in salvo. Vai. Ok, va bene. Dopo dobbiamo fare la tuta Bright e War, sì. È una delle priorità. No, Gianna Müller. Fate l'amore con il sapore. Oh, c'è una cosa esplosiva però. Vista, comandante. Dobbiamo salvare quelle persone. Mi pare che c'è una cosa esplosiva di là. Oh la la, Vale. Critico! Hai capito, a Vale? E c'è anche Bloody da lontano. Che mi manca? Cioè, mi manca Bloody e non mi manca Vale per due volte? Hai capito? Troppe advent in campo. Hai capito, Vale? No, scappa. Civile, scappa da questa parte, per favore. Scappi da questa parte, civile. Allora, là abbiamo Engu che potrebbe anche provare ad aggirare qualcuno. Chi è che... Sento dei passi. Che succede? Cosa sta succedendo? Boh, vabbè. Allora, Engu, vai un attimo qua. Ordine ricevuto. Ok, ragazzi, preparatevi. Il Ragnarok è vicino. Molto vicino, oserei dire. Allora, Engu, a sto punto, mettiti qua dietro. Ordine ricevuto. Mi muovo. Scappa! Perfetto. Bear, diventa drago e salvati. Almeno tu, fuggi. Fuggi via. Allora, è rimasto solo quell'ufficiale d'elite? Poverino.
Povero ufficiale d'élite. Allora, vediamo un po'. Se Andrea si mette qua, vediamo, eh. Ok. Se Andrea si mette là e poi faccio fuoco in corsa, eventualmente può sparare. Mi avvicino. Perché lo posso mettere qua. Vado in posizione. E dovrebbe riuscire a vedere il tipo. Solo che ha il 57%. È un po' poco. È un po' poco. Vediamo un po' se qualcun altro può fare qualcosa. No, Achille no. Achille sicuramente no. A meno che non lancia una granata, ma non la voglio sprecare momentaneamente. Bloody da là vede qualcosa? Ha il 68%. Hai capito, Bloody? Però preferisco provare con Andrea. Almeno accumula kill per una possibile promozione se lo fa fuori. Dai, proviamoci. Vai Andrea, tira la monetina. Cazzo. Non l'ha tirata bene. Non l'ha tirata bene. Peccato. Vabbè, niente. Bloody deve fare la magia da là in fondo. 68%. È un po' poco anche per Bloody. Ma Bloody è poco studiata. E ce la fa lo stesso. Bersaglio eliminato. Ho visto, Bloody, ho visto. A morte dall'alto, tra l'altro, eh. Quindi ricarica. È ora di uccidere. E ti metti di guardia, perché la ricarica superiore mi sa che fornisce 2 ricariche gratuite. D'accordo. Ok, approfittiamone. Achille, avvicinati. In movimento. E stai di guardia. Tra l'altro è strano che non abbiamo visto Crisalidi fino ad ora. Mi pare che non abbiamo contrastato quell'evento oscuro. Quindi facciamo che Seffi si mette qua dietro. Agli ordini. E sta di guardia. D'accordo. Dopodiché Vale, ti metti qua, così puoi affacciarti dall'angolino nel caso Engua ha bisogno. E stai di guardia. Tengo pronto. Vediamo che succede. Se Bloody mancava anche stavolta, il mondo stava andando verso l'abisso, soprattutto dopo che Vale non manca. infatti, il Ragnarok sarebbe stato proprio inevitabile. Assolutamente inevitabile. Ok, Engu, è arrivato il momento di tornare dai nostri ragazzi qua. Quindi mettiti qua. Era ora. Ok, va bene. Mi va benissimo. Mi va più che bene. Mi vedo. Allora, quanto togli? 8-10. E quanta vita ha questo qua? Aspetta, voglio vedere quanta vita ha il senza volto. 3, 6... No, meglio che qualcun altro lo indebolisce prima. Tipo Seffi. Sì. Va bene. Perfetto, Engu. Vai e finisci. Madonna. Madonna. Vale, ma venerdì si è dimenticato una cosa molto importante. Di che si tratta Xanxus? Che non lo so. Allora, Bloody, visto che tu stai lì sola soletta, io direi che puoi avvicinarti. È il momento che tu ti avvicini. Roger! Tanto ormai la zona dovrebbe essere pulita. Stanno andando tutti di là verso i palazzi. O ti avvicini oppure sono guai. Quindi vediamo un po'. Achille, avvicinati anche tu. Il prodotto piazzamento. Ho bevuto tè. Facciamo che era quello.
Fammi mettere di guardia se c'è un posticino. Sta di guardia. Non può mettersi di guardia, purtroppo, Engu. Può solo muoversi. Quindi, eventualmente, io lo muovo qua, che ha guardia alta. Andiamo. Ok, mettiamo di guardia anche Andrea da lassù. Sta di guardia. Vale, lo facciamo avvicinare un po' di più a Engu. Oppure lo mettiamo qua, che ha guardia alta e comunque vede da quella parte. Monto la guardia. Vediamo che succede. Scusate, ragazzi. Stranamente ancora nulla. Quindi io direi che questo è un altro senza volto. Vediamo se il mio istinto ha ragione o ha torto. Sono stufo di aspettare. Vai, Engu, mi spiace che devi sei fare sicuro, da cavia. Ora muoviti. No, il mio istinto, come al solito, si è dimostrato fallace. Ecco, diciamo fallace. Era ora. Ok, mettiamoci qua con Engu. Nuovamente. Achille, avvicinati da questa parte. Sì. Vado in posizione. E ti metti di guardia. Affermativo. Dopodiché abbiamo Bloody, che non vede l'ora di trovare una posizione migliore per poter sparare. Giustamente. La mettiamo qua. Ok. Ricordami che non devo fidarmi del tuo istinto. Ma è la prima regola, Xanxus, in assoluto. È la prima regola della vita, proprio. Sto di guardia. Ok, mettiamo anche Andrea di guardia. Tranquillo, Xanx, tanto faccio io da cavia. Povero Engu. Mettiamoci qua dietro con Vale. Ma certo. Così diamo supporto a Engu. Stiamo tutti insieme. Eseguo. E vediamo che succede. Senza volto. Senza volto. Venghi, venghi, che l'aspettiamo senza volto. Don't trust Vale's instinct. Eh già. Mai. Attenzione, Seffi. Pam! L'ha preso dritto al cuore, ammesso che ce l'abbiano i senza volto il cuore. C'è ancora Vale. C'è ancora Vale che... Pam! Lo piglia di nuovo al cuore. Così si fa. Mo mi rivolgo al mio sindacalista. Vai, Xanxus, vada. Chi è il suo sindacalista, tanto per sapere? Ok, Engu, vai qua. Andiamo. Su, avanti alla nave. Ok, abbiamo salvato l'ultimo civile che ci serviva. Quindi adesso io direi... Abbiamo salvato un contatto civile. Direi tutti di guardia. Statevi sotto. E ricaricare, ovviamente, se potete. Allora, Achille, mettiti da questa parte. Agli ordini. Monta la guardia. Questo... Chi è? Luca Nervi, sindacalista. Ah, no, che avrete una katana. Infatti. Allora, io direi... Seffi, volendo, può mettersi anche qua in alto. Mi sto muovendo. Senza paura, proprio. Fatevi sotto. Bloody, ovviamente, di guardia. Sono la guardia. Andrea... Lo vorrei far avvicinare, ma conviene a sto punto che giochiamo sulla difensiva, perché ci verranno tutti addosso. Vale, ricarica. Sono pronto. E stai di guardia. Sto di guardia. Madonna, i suoni distorti. Aia. Ji-Hoon Kwan. Povero Ji-Hoon Kwan. Vabbè. Mamma mia, ragazzi, suoni distortissimi. Allora, dobbiamo neutralizzare le forze d'assalto della Advent. Quindi loro continueranno ad ammazzare civili. Non si sa come, non si sa perché.
noi dovremo muoverci a questo punto. Dovremo muoverci perché loro stanno da questa parte, da quel che ho capito. Quindi... No, però Bloody mi piace troppo là sopra. Ha una buona visuale. A meno che non la metto qua dove sta anche Seffi. Sono già lì. Le mie orecchie, mi dispiace Bloody, scusa. Tra l'altro non so se notate, ma per tutta la missione sento come il suono di qualcuno che continua a correre. Meno male che ho refreshato la pagina. Ti piaccio troppo punto, ti piacerebbe. Engu, ricarica e stai di guardia. È ora di uccidere, monto la guardia. Non me la sento di rischiare di mandarlo troppo avanti per adesso, Engu. Mi sto muovendo. Achille, là che hai guardia alta e di guardia. Ok, Seffi, magari avvicinati un pochino di più. E ricarichi. Pronta a far fuoco. Capisco che da drago sono figo, ma non sono ancora femmina. Allora, sappiamo che dopo questo edificio ci sono altri nemici, quindi Andrea là, diciamo che perde la sua utilità quasi quanto Bloody, solo che lui almeno ha la pistola, quindi può fare un po' più di danni. Ho scoperto chi è che zompetta. Era Tatosk. Affermativo. E le sue ghiande. Allora, Vale, anche tu, avvicinati da questa parte. Pensavo Ashley. D'accordo. Dai, perché non vi avvicinate, maledetti soldati Advent? Maledetti soldati infami. Allora, Andrea. Avvicinati di qua, Andrea. Ricevuto. Achille lo mettiamo dietro la macchina. D'accordo. Eseguo. Di guardia, Engu, dall'altro capo. Arrivo. Sempre di guardia. Qui ci voleva Codex, sì, col protocollo di scansione. Non sarebbe stata una cattiva idea. Però sai che ti dico? Io proverei a aprirci un barco, lanciando una granata per vedere cosa c'è qua dentro. Tanto è... Seffi non è che usa più di tanto le granate. Oppure no, dai, sarebbe una mossa un po' stupida. A sto punto mandiamola di qua. In movimento. Vai Seffi. Ok, di guardia. Mi tengo pronta. Bloody a sto punto la lasciamo di guardia momentaneamente. Eseguo. E Vale avanza da quel lato. Le mosse stupide sono la tua specialità. Come no? Beh, modestamente faccio il possibile, Xanthus. Fatevi sotto. Mandami più avanti, Vale, così vi trovo tutti. E il problema è che se vai troppo avanti non sei coperto. E ti individuano anche facile, quindi preferisco mandarti non troppo avanti, ecco, mettiamola così. Non troppo avanti. Facciamo che vai qua, Engu. E diamoci una mossa. Ok, e stai di guardia. Mi tengo pronto. Ancora diventano dei senza volto quelli là. Achille lo mandiamo appresso a Engu, così gli fornisce supporto morale. Sta di guardia. Seffi la... La metto qua che c'ha anche l'albero come guardia alta. Oh, finalmente. Ah, le mie orecchie. Oh. Qua succedono cose molto belle, ragazzi. Qua succedono cose molto molto belle.
E adesso vi dico anche quali. Il suono è andato un po' a farsi benedire, ma a noi non interessa. Perché abbiamo Andrea che si può posizionare qua. Per me va bene. Non andare dal fuoco, mi raccomando. Scusate, ragazzi, non so perché sta succedendo, però... Porca puttana, ogni volta che devo andare in quel punto. Ok, finiamo il più presto possibile, così che non dobbiamo sentire tutto sto casino. Vai, Seffi! Ah! Dolore. Dolore come se non ci fosse un domani. Allora... Un bel manifulmine su l'ufficiale d'elite. Così magari ce lo depotenzia un po'. Vai. Molto bene, Andrea, molto bene. Ok, adesso It's high noon. It's high noon. Vai col duello. Madonna. Madonna. Ok, un sopravvissuto mi va bene. Non è quello che stiamo cercando. Promozione nel frattempo. E mi sta molto molto bene. Chi è rimasto? Vale. Vale. Madonna, non so perché è quella zona. Ho capito che è quella zona. Non posso tagliuzzarlo, no. Troppo distante. E mi sono rimasti solamente Vale e Bloody. Vale potrebbe fare una cosa molto utile, e cioè fornire protocollo di supporto a Seffi, che è quella più vicina. Quindi potrebbe fare un colpo di guardia. Ciao gente, ciao Darkness. Hai appena ottenuto una promozione. Non so se ti fa piacere o meno. Ma cos'è? Ma cos'è? Sembrano... Allora, Vale, a sto punto ti avvicini un po'. Vediamo che succede. Cosa ho fatto? Mezzogiorno di fuoco. Un bel mezzogiorno di fuoco. Ah, ha salvato un civile in più, Vale. Vabbè, non ci interessava, però. Va bene lo stesso. E a sto punto io potrei anche rischiarmela con Bloody, andando a prendere il loot. E però esponendola a un possibile colpo di quello là senza neanche rischiare. No, preferisco di no. Bloody, stai di guardia. Mi tengo pronto. Madonna, preparatevi. Preparatevi. Le orecchie. Oh. Donna. Madonna. Ah. Ok, ottimo lavoro Vale che ha dato supporto a Seffi. Scusate, non so perché questa zona è maledetta. La vedo, succede in finimondo con le orecchie. Vado in posizione. Ok. Vai Seffi, veloce, prendi tutto, prendi tutto. Ok. Obiettivo ottenuto. Ok. Tornatene indietro, non si sa mai. Anzi, ti metto di guardia. Monto la guardia. Dopodiché... Noi abbiamo il buon Engu che si può esporre anche da questa parte. Andiamo. Ok, non vede nessuno. Eseguo. Ho capito perché sta succedendo questo. Perché sta muovendo il gioco? Non ho idea. Non ne ho la più pallida idea. Dimmi, è stato il Vale Soldato che ha beccato il bersaglio. Probabile. Madonna santa, ragazzi.
Vado in posizione. Non vedo l'ora di finire sta missione, perché ogni tanto il suono sta partendo. Nonna. Mamma mia, che fastidio, che fastidio. Ricevuto, contatti civili multipli al sicuro. Bravo Bradford, bravo. Allora, Bloody, potrei dirti di andare qua sopra, ma rischiamo che quello là sia un senza volto e che ci rompa le scatole. Quindi te ne vai semplicemente da questa parte. Ci penso io. Riavvia la play appena finita la missione. No, Dark, non mi conviene, perché sennò poi devo tagliare la live in due. Non mi conviene. Mi tengo pronto. E perché il gioco non mi sta dando una promozione, per questo si sta suicidando. Vabbè. Parole piuttosto forti. No, ragazzi. No. Andiamo a scoprire sta zona, che magari se la scopriamo ci va meglio. Vai, entra nel garage, Vale. Che cazzo. La Madonna. Ecco cosa c'è nello scantinato di Eren. Essere soggetto degli esperimenti della dottoressa Valen. Doveva potenziare. Vabbè. Che queste cose siano scappate dal laboratorio. Sì, l'ho mancato. Madonna, ragazzi. Ecco perché stava succedendo il finimondo. Giustizialo. Sì, Vale, perché io ho il nome rosa, sono un tipo tosto. Sì, Angulo, lo sappiamo tutti. Vai, Vale, fai esecuzione. Io non mi fido per nulla di Vale. Io non mi fido per nulla di Vale, ma è l'unico che può muoversi attualmente. È l'unico che può muoversi. Vai, Vale. No. Eccolo qua, è tornato. Il Vale che tutti amiamo. È tornato. Sta cercando di prendere uno dei nostri. Oddio. Oddio, ha preso Seffi? Ha preso Seffi? No! No, fate qualcosa, Bloody! 61, veramente così poco? Andrea? 59? Ma veramente? Il Vale si riconferma il Mocha Mammoth. Sì, abbastanza. Sparategli, Vale, sparagli. Lo pio, fai fare a me. Oh, Bloody. Spero che tu abbia ragione, perché se no Seffi avrà un grande mal di testa domani mattina. Guardala. E l'ha presa. Cioè, l'ha preso. Sulla corazza. Dove va il re degli Archon? Non va da nessuna parte, va bene. Allora, 71% il buon Andrea. Pistola. Vai con il doppio colpo di pistola, perché il primo dovrebbe essere gratuito da Andrea. Giusto? Aspetta che controllo le abilità. Sparare con la pistola come prima azione non conclude più il turno. Ah, giustamente. Che poi Seffi, caduto da lì e non si è fatto nulla. Ok, vabbè. Logica di XCOM. Rampino magico, sì sì, sicuramente. Vai con la pistola, Andrea, vediamo. Peccato che c'ha tanta corazza e solo Achille potrebbe toglierla. Ah, il tempo di reazione si attiva anche... Oddio santo. Questa è tosta. Questa è tosta. Questa è tosta. Bloody se la prenderà proprio. Bloody se la prenderà e come.
armi. Vai là, Seffi. Mancata! Ha mancato Bloody! Ha mancato Bloody, fantastico. No, vabbè, ma... L'ha mancata di nuovo, grandissima. Grandissima Bloody. Madonna. Sì, ma le percentuali sono veramente bassissime. Le percentuali sono veramente, veramente bassissime. Oh, Vale. Vale carissimo, che ne dici di fare un favore a tutti noi e puntare sul giustiziamento? Che ne dici? Io con Vale ci proverei. Anche se la è Natale una volta sola, citando il buon Xanthus. Voi ci credete per la giustiziazione, ragazzi? XCOM 2, Blood is Magic. Do you believe in magic? C'è la faccia di Bloody. Do you believe in magic? Bloody is love, Bloody is life. Chi non risica non rosica. Ah no, chi non... Giustamente Darkness ha il detto di Paolo Bitta che è chi non risica non risica. Io non approvaci, ragazzi. Tanto peggio di così, sì, infatti. Purtroppo a nessuno sono usciti fuori i proiettili Talon ancora. Purtroppo a nessuno sono ancora usciti fuori, se no li avrei dati a qualcuno. Perché qua solo Achille ha Shred. No, non mi state dando fiducia, ragazzi. Non mi state dando fiducia, quindi io... Vorrei muovere Achille. Vorrei tanto muovere Achille. Però poi mi fa il tempo di reazione. Aspetta. Achille, puoi... Puoi in qualche modo... Arrivare di là? No. No, manco a dirlo. Ci vada, vadi, provi. Vabbè, dai. Ah, ragazzi, alzate le mani al cielo. Alzate tutti le mani al cielo e date la vostra energia a Vale. Alzate le mani al cielo now. Pronti per la sfera Genkidama. Se lo prendesse, però sarebbe già un... Una cosa nuova, Vale, eh? Che dici? Basta fare figure di merda. Ecco. Ovviamente. Ovviamente. Ah, Seppi lo vede? Ma 23% è veramente poco. 65 con lui già va bene. Hai sprecato la mia energia, Vale, sei morto. Ragazzi, urlare un mocha mamet. Io non lo vedo. No, Bloody, tu ti sei già mossa in questo turno. È perché, allora... Bloody, praticamente i re regine aliene agiscono ogni volta che i tuoi soldati fanno un'azione. Quindi nel tuo turno lui può agire ben 6 volte. No? Air pistola, sì. Direi che affido al buon Darkness questo colpo. La mia vita. Ho fatto male. Ho fatto molto male, ma scusami. Mancato. Ma... Addio, Vale. Ha fatto veramente, veramente male. Un bel fendente con Engu non sarebbe male. Ma io preferirei lanciare a sto punto un finto segnale. Chokeslam, praticamente. Potrei lanciare un finto segnale con Engu, ma non sono sicuro che il re poi si accanisca sul finto segnale. Ed è la seconda che ti pigli, Vale. È vero, Xanthus, stranamente anche nella prima run era sempre Vale a prendersi la Chokeslam. Non sono più il pistolero solitario. Vabbè, dai.
Io quasi quasi ci provo, ragazzi. Io lancio il finto segnale qua, sperando che se la prenda col finto segnale. Vai. Ma dove l'hai lanciato? Dove sta andando? Perché sta andando di là? Allora, qua abbiamo Achille che può fare un bel colpo a catena, però al 55%. 55% è veramente poco. Preferisco che spara con l'arma, così almeno è assicurato che lo piglia. E vediamo che succede. 70%, dai Achille! Oh, vai! Riducigli l'armatura a questo, vai! Praticamente niente. Abbastanza. Aia! Ha fatto male. Ha fatto abbastanza, ma vabbè, Seffi. Ricarica, che ti devo dire? Rock and roll! Oddio no! No, se la vuole prendere con Engu! Sto facendo qualcosa! Oddio. E nessuno lo vede, giustamente. Madonna, ragazzi, ma veramente? Nessuno che lo vede. Cazzo. Engu! Schermata di game over, pa. Anche a te la choke slam, Engu se la prenderà. Engu mi sa che se la prende. A meno che non provo a mettermi di guardia con Achille. Se mi metto di guardia con Achille, poi dovrebbe prenderlo, il re degli Archon. Ma lo sento solo io questo rumore di corsa di sottofondo? No, Dark. Anche questo ha sminchiato un po' tutto, però va bene. Potrei provare a mettere Bloody di guardia, ma non è detto che poi lo vede. Quindi a sto punto... vai di guardia Achille e speriamo bene. Madonna. No. Allora, chi altro lo vede qua? Qualcuno, per favore. Seffi, che cazzo. Madonna, ragazzi. Sta andando abbastanza male, ve lo devo dire. Mettiamoci di guardia anche con Andrea. Sto di guardia. Dove va? Ah, giustamente, ha fatto casino e mo se ne vuole andare, no? Dobbiamo fermare quella cosa, non lasciatela scappare. Non lasciatela scappare, ma nessuno la vede. Nessuno la vede. Come devo fare, Bradford? Mi dica lei. Cretino. Vabbè, Bloody, mettiti di guardia, magari lo vedi passare dal corridoio, che ti devo dire? Fatevi sotto! Achille, va bene. Proprio no. Vabbè. Almeno si è levato dalle palle, che vi devo dire? Seffi sta ancora lì che pensa alle vacche svizzere, va bene. Mettiti di guardia. Eseguo. Abbiamo finito. Menasun 5 è stato confermato. Fanculo. Non rileviamo altri contatti. La zona è libera. Menasun 5 è stato confermato. Missione compiuta. Dai, stava andando perfetta. Stava andando finché non abbiamo trovato il re degli Archon. Ma vaffanculo, vai. Uffa. Ma la dottoressa è una fan di Undertaker che gli fa fare le chokeslam al re Archon? Abbastanza. Ma Seff è Buzzurro alle fattorie e al cioccolato coi buchi. Milka.
Oddio, invece di una vacca ho pensato alla pecorella di Wasteland 2. Ah! Ciompi. Non scrive in chat e non gli spara agli alieni. Vabbè, dai. Ah. Mi sento di fottere, ragazzi. Stava andando così bene finché non si è mostrato il re degli Arkon. Io sapevo che in quella zona, in quel garage, nello scantinato di Eren lì c'era qualcosa, ma non pensavo ci fosse il re degli Arkon. Non credevo che in questa missione ce lo trovavamo subito. Vabbè, c'è un perché, era molto difficile, però. Devo sperare che molta più gente riesca a trovare i proiettili Talon alle prossime ricerche dei proiettili speciali, perché per ora non ne abbiamo nessuno e si vede. Ciompi nel cuore. Ciompi nel cuore. Eppure, tutti feriti lievemente, stranamente. Dai, promuoviamo il buon Darkness. Il buon Darkness. Anche colpo triplo non è male, eh? Spara con la pistola 3 volte allo stesso bersaglio. Questo è molto interessante, perché tecnicamente può sparare 4 volte allo stesso bersaglio, anzi 5, con il colpo normale della pistola, il colpo di mani fulmine ed entrambi non contano, e i 3 colpi del colpo triplo. Cioè fa più danni di tutti gli altri volendo ad un singolo bersaglio. Vai Andrea, vai di colpo triplo. Ok, allora abbiamo recuperato un bottino interessante. Agilità superiore mi piace. E velocità superiore mi piace. Dovrebbe essere il massimo superiore. Salve, comandante. Salve. I miei soldati hanno subito entrambi 2 choke slam da The Undertaker. Volevo dire, da Re degli Arkon. Spero ne sia valsa la pena. Introito aumentato di 19 riserve. Va bene, ma poteva andare meglio. Allora, autopsia della regina Berserker tra 2 giorni. Laboratorio psionico 2. E il resto poi si vedrà. Anche se dice superiore, i valori cambiano sempre. Ah, questo non lo sapevo. Questo non lo sapevo. Tra l'altro abbiamo un fottio di riserve. Guardala. Guardala, i cecchini più Levia che parlano del più e del meno. Nel frattempo abbiamo Xanxus là in fondo che si è appena svegliato, probabilmente. E quello che credo essere... No, Engu non può essere perché dovrebbe essere in infermeria. Forse è Codex. Non lo so. Al bar chi c'è? Nessuno. Scusate. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Nella scuola di guerriglia potremmo provare a prendere un po' di roba. Tipo, potremmo prendere guerriglia integrata, che è molto buono. Aumenta il bonus degli SCP notevolmente. E ce lo prendiamo. E potremmo fare anche resta con me. Eventualmente i soldati non avranno più probabilità di morire dissanguati. Hanno più probabilità di morire dissanguati che di morire sul colpo, che può essere un buon piano di riserva quando capita. E dopodiché questi soldi teniamoceli da parte, che non si sa mai. Xanx ha sentito Regina Berserker e si è triggerato. Sì, abbastanza. Prendi esperienza sul campo. Ma sì, dai, spendiamo anche questi pochi soldi in più. A posto. Abbiamo Rancore, che se un compagno muore o gravemente ferito ottiene bonus tattici casuali per 2 turni, che potremmo anche fare a meno. E poi azione fulminea, le unità ottengono più 3 mobilità per i primi 2 turni di battaglia, se la squadra rimane nascosta. Che potrebbe essere utile nelle missioni in cui abbiamo un cooldown e entriamo in azione, diciamo, tutti in occultamento, però... possiamo farlo anche in un altro momento, dai. Ora, ciò che mi preme molto...
ciò che mi preme molto. Salve, comandante. E allora, gli oggetti non mi interessano. Le armi non mi interessano, perché le abbiamo fatte tutte. E neanche le corazze per adesso. Poi dovrò buttarmi tra il reparto sperimentale a spendere i soldi e gli psionici. Gli psionici devono assolutamente arrivare fino al livello massimo prima di andare avanti con l'ultima missione della storia. Vale, ma la granata glaciale come si otteneva? Darkness, la granata glaciale la ottieni di default quando attivi praticamente la missione dei re e regine aliene, quindi proprio all'inizio del gioco, senza neanche iniziare la missione, perché io mi ricordo che ce l'avevo già dall'inizio e l'ho data a Berserk quasi da subito. Allora, in armeria vediamo un po'. Centro bellico avanzato. Ok, sono tutti là, va bene. Guardali, madonna, ragazzi, stiamo messi veramente male. Allora, dovremmo studiare il codex. Dovremmo studiare il codex, ma ci prendiamo giusto 2 giorni di tempo. Qualche dato non sarebbe male, ma preferisco non farlo adesso, perché dobbiamo finire il contatto qua in Nuovo Brasile. Impostazione rotta per il settore. Sperando che l'UFO non rompa le palle per la seconda volta. Penso di no. Xanxus mi aveva detto che era scriptata solo la prima. Sono sicuro che i risultati saranno intriganti anche per lei, comandante. Come sottolineato dalla dottoressa Valen nel suo rapporto, è stato irresponsabile e quasi irrazionale andare avanti con la sua ricerca, conoscendo i rischi non solo per lei, ma anche per quel poco che rimane dell'umanità. E vabbè, adesso non esageriamo. La tuta rage. Va bene. La tuta rage. Quindi nel reparto... Anzi... Io direi che nella camera ombra possiamo lavorando già... Lavorando con tutti i limiti dell'Avenger, sto facendo fatica a condurre alcuni degli esperimenti più avanzati. Magari ci riuscirò la prossima volta che atterriamo. Io direi che possiamo già studiare il cervello del Codex. Così andiamo un po' avanti con la storia, vi va? Anche perché sono solo 3 giorni, e non è male. Quindi 2 giorni dovrebbe esserci una granata sperimentale, mi fa molto piacere. Zitto, Taigan, e pulisci le latrine. quindi. Nell'officina si è bloccato il progetto? No, l'officina non è. Allora, scegliamo un altro progetto e mettiamo la tuta Rage. Vai. Scelta interessante, le farò sapere appena abbiamo finito, comandante. Metterei anche le tute War of Right in coda, non sarebbe male. Protocollo schermo blu, che cos'è? Le granate schermo blu, mi pare. Potrebbero essere utili, ma insomma. Facciamo prima la tuta Right e War. Ok. Va benissimo. Ok, passiamoci questo tempo. Un giorno al laboratorio psionico, ho visto. Passiamoci questo giorno. Laboratorio psionico, operativo. Ok. Eccolo qua. Bello come il sole. I proiettili di schermo blu li hai? No. Mi sa proprio di no, Dark. Va bene. Allora, cercasi ingegnere, mettiamo... l'unico disponibile, in modo che possiamo mettere la recluta Demon Evil. Do precedenza a Levia perché Xanxus c'ha già un personaggio nel gioco. Molto bene. Potenziamento costa 225 riserve. No, mi sa che non lo faccio, perché queste riserve possono esserci utili per stabilire i contatti con le altre regioni e costruire i ripetitori. Quindi per adesso no.
I proiettili schermo blu, tra l'altro, Darkness, magari tu mi puoi dare una dritta. Come li posso ottenere? Con il protocollo schermo blu o con i proiettili sperimentali? Perché io credo sia con i proiettili. Il protocollo schermo blu dovrebbe dare solo la granata schermo blu. Non lo so, non lo so. Magari se tu mi fornisci più informazioni. Proiettili sperimentali. Porca puttana, sti proiettili. Mi sono usciti 2 o 3 volte i proiettili traccianti, che, oddio, non sono male, eh. Però contro avversari che hanno tanta armatura è meglio quelli Talon. Mi sa che se fai la granata ci sono più possibilità che te li danno. Allora facciamo il protocollo schermo blu. Ci mettiamo subito al lavoro, comandante. Le farò sapere appena completiamo il progetto. Va bene. E andiamo avanti. Hola. Buongiornissimo, nuovo Brasile. Coffè? Coffefe? Buongiornissimo, nuovo Brasile. Madonna. Viva la resistenza. Oh, viva la resistenza. Indeed. Nuovi contatti regionali individuati. Allora. Che? Abbiamo rilevato un UFO in prossimità dell'Avenger. Si sta avvicinando rapidamente alla nostra posizione. Vabbè. Vai, scappa Bradford, scappa. Di controllo cileno. Ah, andiamo direttamente là? Mi sta bene. Oddio, no. Ce ne stiamo andando in giro per il mondo. Va bene. E carnevale? E carnevale, scusami. E carnevale. E ogni scherzo vale, no? Oddio. Ce ne siamo liberati? Siamo salvi, comandante. Non c'è più traccia dell'UFO che ci inseguiva. Ok, bravo Bradford. Sono contento che Xanxus aveva ragione. Allora, qua potremmo costruire con 125 riserve un bel ripetitore che ci fornisce un bonus di riduzione di dati per scendere poi in Cile. Quindi io lo metterei, se ci dà la possibilità. Bomba acida, ma vaffanculo. Vabbè dai, meglio di niente. Che c'è, Lily? Comandante, sa, stiamo facendo progressi su questa ricerca, ma non è un bello spettacolo. I soldati hanno disabilitato completamente questa unità. Quello che sentiamo è solo una conseguenza degli impulsi elettrici. Vi posso assicurare che non è più in grado di sentire dolore ormai da un Zitto, Tiger! Proverò a fidarmi di lei, dottore. Sto inviando una nuova sequenza adesso. Ma queste sono coordinate... coordinate di ritorno. Forse abbiamo un punto d'origine. Beh, almeno una parte. C'è qualcos'altro, qualcosa sotto. Un momento. L'unità sta tentando di bloccare ulteriori accessi. Sta anche facendo altro. Sto perdendo i dati che ho già decifrato. Ci siamo quasi. Ancora qualche secondo. Al diavolo i dati. Adesso sta accedendo al nucleo. Sta aggirando le protezioni. Alza i livelli di energia. Tiger, tagli la connessione. Fatto. Madonna. Un protocollo di sicurezza, immagino. Credo che il Codex abbia sovraccaricato l'interfaccia per evitare ulteriori furti di informazioni. Tuttavia, io mi trovavo già una mossa avanti. Oh, finalmente questa si rivela utile. Schifoso. È una gigantesca quantità di dati. Sì, ci vorrà un bel po' di tempo per riuscire a decifrarli. Allora cominciamo subito. Sempre non a far danni, l'esperimento. Procedo con la ricerca e le preparazioni necessarie, ovviamente con la sua autorizzazione, comandante. Consiglio anche di indagare sulle coordinate.
Solo se recupero i dati persi nel trasferimento. Spero almeno ne sia valsa la pena. Vedremo, Lily, vedremo. Allora. Obiettivo aggiunto. Perfetto, abbiamo finito anche la decodifica del cervello. Ho aggiornato gli obiettivi alla luce delle ultime scoperte. In campo, il Codex si presenta come una forma anomala, in un continuo stato di flusso, che sembra esistere nel nostro mondo solo per pochi millisecondi alla volta. Eppure non è immune agli effetti delle armi convenzionali, perché si è dissipato lasciandosi dietro questo oggetto. Senza musica, Tigan. Allora. Mi va bene. Allora, che altro abbiamo? 3 giorni per la tuta, per la stasi, e non sarebbe male. Pure aspettiamo un altro po'. No, dai, facciamola. Tanto Tigan non ha niente di meglio da fare per adesso, finché non facciamo fuori il re degli Archon. Allora. Qua, 3 giorni per la tuta serpente. Molto bene. I soldati stanno tutti bene. Mi fa piacere. Specchi inclusi nel vetro, ovviamente. Beh. Missione bloccata. Lo so. La posizione che Shen ha estratto dal Codex, comandante, è una regione isolata, in una foresta lontana dai centri abitati. Se vogliamo esplorarla da vicino, dobbiamo prima contattare le forze della resistenza. Siamo forte e chiaro. Silenzio. Aggiunto. Indaga sulle coordinate del cervello del Codex. Ok. Mi occupo di tutte le nostre operazioni, comandante. Oh, che sta succedendo? Madonna. Come quella in cui abbiamo trovato il comandante. All'apparenza, sì. Ma la funzione... Ah, comandante, ottimo. Mi prenoto la Icaro, vale, va bene. Non è un segreto che i soldati della Advent abbiano caratteristiche genetiche umane e aliene. Le analisi preliminari mi avevano fatto pensare che questo fosse il risultato di modifiche dirette su soggetti umani preesistenti, prigionieri o forse volontari inconsapevoli. Stringa, Tigan! Sono giusto per arruolarvi nell'Advent. Detto questo, la realtà è completamente un'altra storia. Le truppe Advent nella struttura che abbiamo scoperto, incluso l'esemplare che state vedendo, sono state create. Ogni soldato possiede un codice genetico unico, in gran parte umano ovviamente, ma con dei frammenti lasciati aperti. Aperti a cosa? A qualunque tipo di DNA la Advent voglia inserire. Sectoide, Mutant, persino la specie che i nostri soldati chiamano Berserker. In tutti i casi, il materiale genetico serve come agente collante per tenere insieme i filamenti. Materiale umano? Quella cosa che abbiamo trovato nella base segreta. Esattamente. L'ingrediente chiave del loro processo di produzione. Quindi abbiamo combattuto noi stessi per tutto questo tempo. In un certo senso, ma purtroppo credo che non finisca qui. Il DNA umano di questa specie presenta una differenza molto importante rispetto a tutte le sequenze decifrate nella camera ombra. La predisposizione psionica. Oh. Considerando il numero di filamenti necessari, questo non può essere un caso. Gli esami effettuati nelle cliniche. Avatar. Le potenzialità di un essere creato con questo modello sono notevoli. Signore, sono... se non l'avessimo intercettato, notevoli. Il processo fosse completo. Lo so, dottore. Continui con la ricerca. Ci faccia sapere se scopre qualcosa. Notevole. Ah beh. Ah, ma quindi l'ha finita già la ricerca? Vabbè, fatti anche i dati del Codex. Stupido Tigan. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, stabiliamo un contatto in Nuovo Cile. 30 dati, perfetto. Ce li possiamo permettere e come? Per il settore 4, Cile. Vai. Tentativo di stabilire contatto in questa regione. Sarà contento Berserk, la tuta serpe. C'è. Allora. Credo che possiamo farla subito. Costruisci oggetti. Tuta serpe. Oh, 75 riserve. Costa un bel po', eh.
Vabbè, dai, possiamo permettercele su via. Alleluia. Andiamo su. Allora, dov'è? Visualizza soldati. Dov'è Berserk? Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Mia. Andiamo subito. Play of the game. Berserk has Big Bad Dragon. Non ho idea della percentuale di nuovo materiale di questa armatura, né di quanto sia stato tagliato direttamente dalla vipera da Taigan. Non abbiamo effettuato tutti i test, quindi buona fortuna là fuori. Vabbè. Peccato che non può usare più di due granate. Magari la bomba acida toglie di più, però. Vedi. Diamogli una bella bomba acida al buon Berserk. Ok. Perfetto. E dopodiché io l'altra bomba acida la darei al buon Achille. Perché no? Vai con la... Ah, merda. Ah, massimo una granata, giustamente. Quindi bomba acida, granata. Volendo potrei dargli altri proiettili Dragon, però io preferirei dare i Talon a lui, così che proprio le armature le spezza. Sento che la felicità draconica di Bear. Se fai la mia devi fare la Imma? In che senso? Ok, va bene. Ci siamo. Poi. Madonna. Torniamo a noi. Allora, 5 giorni. Avatar schifoso. Avatar schifoso. I piani continuano a fare progressi con il progetto Avatar. Se vogliamo rallentarli, dobbiamo muoverci in fretta. Ok, Evil ha imparato follia, va bene. Salve Evil. In molti pensano le faccio che una le foto. Che siano il vero punto di forza degli alieni. Una foto così? Gli operatori psionici meglio. Possono ora accedere allo stesso potere. Ok, perfetto. Io direi che può imparare fuoco spirituale. Immagine di quando faccio l'attacco smash, quando me la metti. Ah, ok. Dopodiché. Direi che per adesso andiamo bene così. Allora. Abbiamo messo che adesso lui può... Sì, fuoco spirituale in 5 giorni. Va benissimo. Tuta Rage 3 giorni. Decodifica Codex 5. Va bene, dai, va bene. Ma noi abbiamo un altro ingegnere che sta senza far niente. No, va bene. Ok, torniamo a noi. Purtroppo il progetto Avatar sta avanzando, ma noi ci stiamo portando avanti. Allora, cosa abbiamo? Dottor Hiroshi Hasegawa, ingegnere. E qua contrastiamo le crisalidi aggiuntive ad ogni missione. Ok. In Europa abbiamo questo, difficile. E 222 riserve. E contrastiamo un piccolo passo avanti al progetto Avatar. Per adesso tu mi piaci di più. E infine abbiamo, molto difficile, uno scienziato. Riduce il contatore delle strutture aliene di 2 settimane. No, andrò in Europa orientale a prendermi un po' di riserve. Allora, cosa abbiamo? Codex, vipera, ufficiale d'elite, soldato d'elite, mech pesante, sectopode, opliti e lanciere. Aiaiai. Impostazione rotta per il settore 6. Ci costruisce i Gundam. Prendilo il giapponese. Vabbè. Chi è Otacon?
Gli scienziati hanno fatto... Oh, ma che cazzo! Boh, non ho capito cosa è successo, ma vabbè. Allora, togliamo Dark e mettiamo nuovamente Achille, Gioia. Per adesso no. Mettiamo Berserk, così ci mostra la sua nuova tuta, cosa può fare. Vale va bene, Xanxus va bene. Al posto di Seffi io qua metterei It's just like my Japanese anime. Infatti io qua metterei Codex, in modo che può hackerare anche lui il sectopode volendo, anche se lo farebbe Vale più che altro. Madonna, se non muoio nel frattempo. E per il resto forse potrei approfittare e rimettere di nuovo Engu come ranger, così che magari va un po' avanti. Sì, dai. Scusa Xanxus, ma approfitto visto che è solo difficile la missione. Andiamo, vediamo un po' che succede. Sky Ranger, partito. Ci siamo, è in perfette condizioni. Dai. Si va a picchiare qualche sedere alieno. Nel frattempo, ragazzi, il prodotto piazzamento di oggi è uno di quei cornetti che nelle pubblicità ti fanno vedere che sono pieni di crema proprio liquida, che ti... è appena fatta, proprio appena uscita dalla pasticceria. E invece qua ovviamente sarà tutto, cioè, uno sputo di crema, tanto per dirti, non puoi querelarci, c'è. Oh. Sì, più o meno è così. Però è buona. Della Bauli. Oh. Ci segnalano che la Advent sta immagazzinando dati cruciali per l'ultima operazione degli alieni. Abbiamo scoperto un terminale esposto dal quale possiamo accedere alla loro rete. Il problema è che è in una delle loro strutture. Non possiamo aspettare, quindi entriamo in azione. Occupatevi della resistenza nemica e conquistate l'area. Se vogliamo fermarli, ci servono quelle informazioni. È la crema della crema della crema. Cioè i rimasugli proprio. Oh. Ok ragazzi, portatemi la carne che inizio a preparare la cucina. Chef Xanxus all'opera. Prepara la griglia. Devo fare più spesso immagini quando sto per sparare con qualcuno, così che ho anteprime a disposizione. E crema di crema alla Edgar. Chi è quello di Men in Black? Edgar, hai tutta la pelle che ti trasborda. Zucchero. Di più. Ah, gli Aristogatti, scusate. Sono Romeo, per medio del Colosseo. Allora. Mena sono 5, qui Avenger. Il punto di accesso è più avanti. Conquistate la zona, aspettatevi resistenza nemica. Quindi abbiamo 8 turni per violare la workstation. Mi sta bene. Il buon Bercol rampino, dove può andare? Là sopra oppure là sopra addirittura. Mi piace. Vai. Lancio il rampino. Vada Bear, vada. Cosa vede? Nulla. Ok. Così almeno siamo sicuri che possiamo avanzare un po'.
Quindi nel frattempo mettiti di qua, beh. Vediamo se c'è qualcun altro ancora più vicino. Ah, eccoli là sopra, Va bene, va bene. Quindi volendo si può mettere anche qua il buon Besser. Ordini confermati, mi muovo. Vai, approfittiamone per muoverci come se non ci fosse un domani a questo turno. Approfittiamone magari per trovare anche il riparo, ecco. Io ci sono. Bravo Dark, doppia reazione a te. No, no, no. Vale, ti metti. Andiamo prima con gli altri, va. Bloody, a te mi fa anche piacere lasciarti qua. Così che è una visuale molto ampia. Ci penso io. Vada Bloody, vada. È l'unica cecchina nella squadra, deve fare la differenza, mi raccomando. Vale, tu ti metti a questo punto. No, qua dietro lo sgamano, non so chi, ma lo sgamano. Su, su, su. Bravo. Achille, Achille. Perché lo sgamano? Ah, perché apre quel... vabbè. Madonna, quanto sono pignoli. Mi muovo. Vai, Achille, vai. Tipo Dark, ti lanci in aria la carne, io mi preparo con la katana tutto nero. Si vedono le strisce, rinfodero la katana e la carne è già tagliata. Alla ninjutsu, infatti. A Engu gli facciamo fare un percorso alternativo. Lo facciamo andare di qua. Ordini confermati, mi muovo. Lo facciamo andare di qua e apre la porta. Così che si può muovere anche da dentro. Mi muovo verso le coordinate. Ok. Dovrebbero rimanere fissi là sopra quelli che pattugliano. Oh. Oh no. Oh no. Oh no. Allora, noi siamo persone per bene. Quindi Bloody, se fa una zona letale là, è sicuro che li piglia tutti quanti. Se la fa là invece non è detto. Quindi vai qua. Occupo la zona. Dopodiché Codex potrà fare una scarica condensatore là in alto quando si bloccano quelli là, per fare molto male al mech. Abbiamo Engu che si può mettere, anzi no, Achille. Achille può lanciare una granata se magari si muove qua, sì. Eseguo e mi muovo. Indietreggia con Bear, sì. Adesso lo faccio. Posiziono un po' tutti, così che la situation è a nostro favore. Ricevuto, mi muovo. Dov'è Bear? Eccolo qua. Allora, Bear potrebbe mettersi qua. No, aspetta. Potrebbe mettersi qua dietro. Così che quelli non dovrebbero più vederci adesso, giusto? Giusto? Mi sembra giusto. Quindi si mette di guardia. Massima attenzione. Codex. Lo mettiamo. Potremmo mettere anche lui di guardia, ma per adesso preferisco di no. Vale, preferisco di no. Vediamo un po' che cosa fanno. E vada di bomba acida.
Anche se forse è meglio quella normale, perché tanto armatura non ne hanno questi. Vada per quella normale. E facciamo saltare anche l'auto? Ma se dai, distruzione! Ho una sorpresa per te! Vai, Achille, vai! Ok, Bloody, vai, fai ciò che fai di solito. Siamo stati avvistati. Ah, là in fondo ti cloni? Noi, ma XCOM sei proprio bastardo, XCOM. E pignolo. Giustamente. Vai, Bloody. Schivata graffio, ma inutile, Vipera. È del tutto inutile, Vipera. Ma perché questi suoni continui? Oh, yes. Bersaglio nemico a terra. Ah, quello non si muove, va bene. Quindi chi ci è rimasto? Il buon Engu. Il buon Engu. Allora, io direi 81% mi piace un sacco, Codex. Mi piace un sacco. Vale 81 anche lui. Dopodiché può andare di... Sì, può andare anche lui. Vai, Engu. Uccisione per te. Olè, critico. Bravo, Engu. Bam! Avete visto? Hai capito la cheat, Vale? Ovviamente. Ovviamente l'ho capita. Vai, spara, Codex. Olè! Nemico neutralizzato. Perfetto. Non poteva andare meglio, direi. Vale, volendo, si può mettere di guardia. Sto di guardia. Vabbè, Engu, tu... Boh. Vai qua. Era ora. Ok, dovrebbero venire da noi. Senti come twercano le vipere. E vediamo se twercano. Sì. Più o meno twercano. Ma adesso hanno smesso perché... Perché sono molto... vedi, ecco. Ogni tanto. Non ho capito perché mi dà questa cosa oggi XCOM. Oh. Vabbè. Scusate per l'inconveniente, ragazzi. Allora, Bloody. Stai di guardia. Anzi no, potrebbe anche fare serie Bloody andando avanti. Quindi potremmo mettere... Barry ancora celato, quindi volendo può avvicinarsi un po'. Sto andando. Eccola, eccolo là. E da sempre, Vale, tranquillo, sono i poligoni dei personaggi. Ah, ok, Dark, va bene. Oh, guarda che bella visuale che ha Bloody là. Guarda che bella visuale. Ma io direi che questa visuale può diventare ancora migliore se Bear riesce a lanciare una granata. Il che non sarebbe affatto male. Una bella... Ah, cazzo, non mi dire. Su, Bear, su. No, non mi dire che c'è l'albero che rompe le scatole. No, non è possibile. Ok, se si mette qua, non dovrebbe rompere le palle poi l'albero. Ok, nel frattempo... Prendiamoci questo turno per avvicinarci leggerissimamente. Vado in posizione. Ok. Sto di guardia. Allora, Vale, mettiti qua. Ma certo. Di guardia. Eseguo.
Bloody la mettiamo di guardia anche lei a sto turno? Sì. Sono in allerta. Achille deve trovare una copertura. Però non voglio mandarlo troppo avanti. Quindi lo mettiamo qua. Sta di guardia. Ok, Engu, torna nell'ombra. Sono un fantasma. Bravissimo, meno male che lo sai. E vai a dare una mano a Berserk avvicinandoti. Affermativo. Ok, allora. Quindi adesso Berserk può lanciare una bella bomba acida. L'ho visto. Non puoi dirmi di no, io l'ho visto. Tu eri riuscito. Eccolo là. Molto meglio. Vai. Lanciata. Perfetto. Mi hanno visto. Va bene. Ora. Ora. Vale. Stranamente non da là. Vale. Mi muovo. Avvicinati. Nemmeno, veramente. Ok. Misteri di Twitch, che cosa? Come mai Twitch mi ha detto che seguo? Che Bear seguo ora se è dall'inizio della live che c'è? Forse quando diventa inattivo e poi torna attivo? Lo conta come Evo. Allora, Bloody. Se riesci a toglierci con un centro perfetto quel mech pesante, te ne sarei veramente, veramente grato. E che te lo dico a fa? Nemico neutralizzato. Brava, Bloody. Dopodiché, noi abbiamo Berserk che ha un'altra granata da poter utilizzare, ma non lo faremo. Achille, se si mette qua. In movimento. C'è una possibilità che li prenda tutti e due? Sì, ma Bear si deve spostare assolutamente. Allora, Bear, usa di nuovo il tuo rampino magico e mettiti là, così non hai il pericolo di essere preso dall'acido. Salgo! Olè! Perfetto. Quindi, stavamo dicendo, caro Achille, bomba acida. E facciamo un po' di casino. Pure no. Non ne abbiamo bisogno della bomba acida, perché sono già avvelenati. E andiamo di bomba normale. Cazzo di alberi schifosi. Odio gli alberi, li odio. Vabbè, vai. Ecco, prendi. Oh. Quindi adesso 72% sull'ufficiale. Vai Codex. Cazzo Codex. Colpo vuoto. Così non andiamo d'accordo però, eh. Così non andiamo d'accordo. È rimasto Berserk. Engu volendo può lanciare un bel fendente sul soldato d'elite. E mi farebbe anche piacere, visto che ce lo toglie di mezzo sicuro. Mi hanno visto. Non fa niente, Engu. Bam!
Tra chi odia gli alberi, chi odia gli elicotteri. A che quota siamo ormai? Eh sì. Allora, si può muovere ancora, ma io direi che non è questo il momento. Vale, puoi solamente sparare, quindi fallo. Madonna santissima, ragazzi, ma che schifo. Su, impegnati. Ma che cos'è? Quella roccia non vi fa bene? Berserk, vai. A te l'arduo compito. Da là in alto devi prenderlo, 96%. Bravo Bear. Bravo Bear. Bersaglio nemico a terra. Ok. Engu, a sto punto mettiti qua, che hai guardia alta. Sono stufo di aspettare. Vediamo che succede. C'è ancora un sectopode in giro, me lo ricordo. E c'è la schifosa possibilità di trovarci davanti a un re degli Archon. Mi raccomando. Ah, riecco il vale che tutti conosciamo e amiamo, oserei dire. Va bene. E amiamo circa. Ci penso io. Perfetto. Berserk lo potrei anche far scendere da là. È ora di uccidere. Allora, Bloody mi piace là. Mi piace là perché possiamo attirare i nemici da questa parte e lei ci copre. Monto la guardia. Quindi mettiamola di guardia. Achille allo stesso modo lo possiamo lasciare un pochino più indietro, credo. D'accordo. Da Snake Eater a Miss Eater. Fatevi sotto. Ah, mamma mia. Povero Vale. Come lo bullizzate. Allora, eventualmente, Berserk, io lo lascio qua di guardia, così se qualcuno tenta di hackerare e si trova nei guai, può arrivarci lui. Eseguo. C'è anche Engu. C'è anche Engu che però... Scusate, mi è andato qualcosa di traverso. C'è anche Engu che potremmo mettere qua. Andiamo. Mi raccomando, non passare dall'acido. Bravo. Fatevi sotto. Oh, la madonna. Tutto a posto lassù, Bear? Meno 5, la Advent è quasi del tutto bloccata. Il tempo stringe, raggiungete quel terminale. Mo per par condicio deve fare la stessa cosa che hai fatto prima, ma con i tuoi fail. Giustamente però lo bullizziamo. Che cos'è questi suoni qua? Boh, vabbè. Allora, dove sta? Vale. C'è la possibilità che tu arrivi lì, più o meno. Al prossimo turno c'è, però. Perché se ti faccio correre, tu poi ti troverai nella merda conoscendoti, no? Ma sì, dai, sei il vale che tutti amiamo, perciò devi stare per forza nella merda. Oppure no, dai, abbiamo tre turni, a sto punto usiamoli. Vado. Avvicinati, Vale. Ah, il gremlin ancora nulla? Vabbè, di guardia. Mi tengo pronto. Dopodiché, il buon Engu. Qua accanto. E diamoci un obiettivo individuato. Lo so che l'è. Va bene, di guardia. Comandante, abbiamo conferma del punto di accesso esposto. Bedford, lasci parlare i miei soldati, che lei è un po' inutile adesso. Mi tengo pronto. Ok, Bloody da là non vede quasi nulla, ma... ma un corno. Bloody non vede quasi nulla. A meno che non riesce in qualche modo a salire qua sopra. No, dai, lasciamola qui per adesso. D'accordo. Il fatto di My Hero Academia. Ah, vabbè. Non lo faccio. Allora, Achille, a sto punto avvicinati anche tu, perché hai ancora una granata e voglio che la sfrutti. Eseguo. Anche se non a questo turno, al prossimo dovrai. Codex, qua hai guardia alta, quindi non sarebbe male come idea.
Agli ordini. Ah, aspetta. Può fare un bel protocollo di scansione, Codex. Sì, sì. Vai, scansione. Perché mi ha riportato... Perché mi ha riportato indietro? Oddio. Oddio, mi sa che il sectopode sta avanzando. Sta avanzando da queste parti. Perché vedo anche... Vedo una zona rotta, quindi sicuro che il sectopode è là. Ok, non perdiamo tempo, Vale. Mettiti qua. E me ne farai pentire, ma va bene. Era già tutto in programma. Troppe alfe sul campo. Occhio al sectopode. Tranquillo, Xanxus. Tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Allora. Dunque. Abbiamo Bloody che vede... Chi cazzo vede Bloody? Uno che si sporge da là in fondo, va bene. Allora, Achille. Achille può aprire un varco qua. E eventualmente prendere entrambi? No, chiedo troppo. Una bella granata acida non sarebbe meglio. Vabbè che è una macchina, quindi la granata acida non dovrebbe fargli un cazzo. Vai col colpo al bersaglio a sto punto, Achille, vai. 82%. Yes, Achille, bravo. Come mai mi allontano pensando di trovare tutto bene, ma sei sempre nella merda? Perché XCOM, baby. Oh sì. Perché XCOM. Allora, quello Plitia purtroppo è distante, nessuno può farci nulla. Quindi vediamo di fare una bella scarica condensatore. Così dovremmo prendere entrambi. Yes. Quindi vai, Codex. Ci vuole una scarica. Ci vuole scarica bestiale. Bam! Mamma mia. Oh, ed è disorientato quello là. Molto bene. Vediamo se Bloody può togliercelo di mezzo una volta per tutte. 62%. Si sente fortunata Bloody? Spero per lei di sì. Daje. Mi sa di no. E invece sì. Bloody. È quasi magia Bloody. È morte dall'alto Bloody. Eseguo. Cecchini come lei ci stan. Parabarabam, parabarabam. Allora, senza fare altre puttanate, se Berserk col rampino riesce se Berserk riesce ad arrivare qua senza passare dall'acido, no, deve passare per forza dall'acido, non mi piace. Se Berserk si mette qua, può fare un po' di fuoco di saturazione, eventualmente. D'accordo. Vai, Bear. Sbam! Si chiama Bloody, mica Vale. Ho capito che Vale ha fatto tante puttanate, ma qualcosa di buono lo fa ogni tanto. Dai, su via. Allora, potremmo provare a fare una morsa del freddo su sectopode. Tanto è gratuita. Bravo Bear. Il suo alito di ghiaccio che congela e ci piace. E dopodiché, a sto punto, il fuoco di saturazione Berserk lo fai su quello là. Non fa una piega. È inutile correre. Vai! Mamma mia! Mamma mia! Deve fare male! Deve fare parecchio male!
E tra l'altro l'Opliti è scoperto, quindi volendo potremmo dare la kill a Engu, se riesce ad avvicinarsi. No, non riesce ad avvicinarsi e la percentuale è abbastanza orribile. Magari se ti metti qua, Engu. Arrivo. Come stai messo se ti metti qua? 66, dai, ho fiducia in te, Engu, vai. Vai, promozione. È tempo di promozione per Engu. Yes. Bloody verrà bannata prima o poi. Perché è troppo OP. Sicuramente. Perché è troppo OP. Vabbè, a sto punto coprici di qua, così magari poi apri la porta, Engu. Era ora. Era ora. Allora, vale. Viola la workstation. Magari incrementa un'altra volta la statistica di... Recupera un grande rifornimento. Vai. Vai, Vale. Vai, Vale. Fatto. Sarà contento Engu, sì, sicuramente. Mena sono 5, abbiamo conferma dell'acquisizione dei file dell'Advent. Eliminate le forze ostili rimaste nell'area. Ok. Allora, vediamo un po' se Achille può finirlo. Bloody è là in alto e le va bene. Vediamo un po' se Achille può finirlo. Sicuramente se si mette qua ha una visuale buona. Mi sto muovendo. Quindi poi potrebbe fare anche un colpo a catena con una percentuale... Non male, 77, ma possiamo fare di più. Allora, Engu, apri la porta. Mettiti qua. Sono stufo di aspettare. Allora, però voglio che Berserk e Vale si levino da là, non si sa mai. Mi sto muovendo. Dove sta Vale? Qua. Mi muovo. Ecco, muoviti un po'. Allora, vediamo se Engu prima lo indebolisce. 94. Vai. Va bene. E adesso speriamo che anche Achille riesca a fare quella... quella sua kill che aspetta da un po'. Vai, Achille. Madonna. Bersaglio eliminato. No, il loot. Munizioni in esaurimento. No, il loot. Mena sono 5, è stato confermato. Tutti i nemici eliminati e area libera. Che palle. Che palle, che ogni volta il loot, quando è all'ultimo che ti si spawna, non riesci mai a prenderlo. Uffa. Fai marcare il sectopode da Berserk. Berserk. Vabbè, non c'è stato bisogno, dai. Addio loot, vabbè. Però è stupido, ragazzi, cioè, pensateci. Se dei soldati veri liberano un'area dai nemici e l'ultimo nemico aveva addosso del loro team, no? Dei nemici. Però tutti gli altri dicono, no ragazzi, non possiamo prenderli, era l'ultimo ucciso, noi non possiamo assolutamente, era l'ultimo. Non... Se lo facevamo fuori prima potevamo prendere, ma adesso è troppo tardi, non è possibile. Mena su 1-5, è stato confermato. Ma c'è il loot di Bradford? Stato confermato, ho detto. Stupido Bradford. Non sei stato sparato neanche una volta? Strano. Molto strano. Strano che non c'era anche il re degli Archon, quindi alla prossima missione me l'aspetto proprio di default che ci sia. Progetto Avatar, che è? Chi ha fatto il suono del progetto Avatar così a cavolo? Neanche una perdita, comandante. Spero che tutte le missioni vadano così.
Anch'io, Tigan. Adesso torni a lavare i gabinetti. Peccato per Achille che non ha avuto la promozione, però c'è Engu. C'è Engu che si può prendere un bel... Riparo sicuro non mi piace molto. Se non hai attaccato durante questo turno ti ripari automaticamente. Io preferisco comunque sia intoccabile. Perché... cioè, ripararsi automaticamente, ok, ti fornisce più difesa, ma... non so fino a che punto può essere utile, sinceramente. Invece, se fa una uccisione durante il suo turno... per forza di cose il primo attacco lo manca. Io preferirei sempre comunque intoccabile tra i due. Non so voi che cosa ne pensate. Ok, ragazzi, toccatevi, Tigan ha parlato. È un gomblotto! Ti sei accordato con XCOM? Sicuramente, Berserk. Sicuramente. Non lo so, io... That fucking Tigan. È vero che con Engu ho un tipo di gioco diverso rispetto a Joy e Xanthus, perché Engu molto spesso è più da supporto piuttosto che da attacco, però quando attacca fa critico molto più spesso rispetto agli altri due. Quindi non sarebbe male l'idea di dargli intoccabile. Ma sì, dai, io glielo do. Oddio, la sciarpa di Berserk che ogni volta adesso avrà vita propria. E via. Nucleo di Elerium, cassa superiore, archivio dati alieno, dai. Nonostante le risorse limitate a disposizione, ha brillantemente superato le mie aspettative. Ottimo lavoro, comandante. La ringrazio. Scusi, ma com'è possibile, signore del consiglio? Effetti globali, evento oscuro sventato, progetto Avatar piccolo passo avanti? Però come progetto c'è un piccolo passo avanti, cioè... logica di XCOM, ma che cosa mi combini? Faccio come si chiama? John Travolta in Pulp Fiction, quel meme che ormai è diventato cancro. Cioè... va bene, che vi devo dire? Va bene. Allora, nessun ferito, mi fa molto piacere. Andiamo nel reparto sperimentale a vedere che cosa abbiamo in coda. Un po' di roba. Un po' di roba. Vabbè, dai. Torniamo a noi. Ti è partito il counter quando andavi a destinazione. Ah, è vero! È vero, vabbè, ma me lo toglie adesso, praticamente. Oh, toglimelo adesso. Comandante, gli alieni continuano a fare progressi con il progetto Avatar. Se vogliamo rallentarli, ma siete... muoverci in fretta. Ma siete cretini, ho appena fatto una cosa. Cioè, io sono senza parole. Dobbiamo andare assolutamente a finire qua per diminuire il progetto Avatar. Assolutamente. Anzi, siamo in Europa, quindi potremmo anche approfittarne per andare a vedere il mercato nero, se c'è qualcosa di utile. Nuova rotta. XCOM maledetto, ma veramente, ma... oh. Il mercato è aperto. Gli altri erano ancora più inutili, Dark, perché avevamo un ingegnere e uno scienziato e non contrastavamo degli effetti chissà quanto brutti. Allora, ripetitore superiore io lo prenderei. Il mirino laser superiore non si è rivelato un granché utile, però lo prendiamo lo stesso, dai. Qualche lega aliena o cristallo di Elerium può servirci. No, direi di no, stiamo abbastanza bene. Rieccomi, purtroppo oggi ho un botto di cose da fare a casa, quindi mi sono perso un po' di robe. Che è successo? Da quel che vedo, non bene. Engu, abbiamo fatto strada. Promozione per Engu, tra l'altro. Però purtroppo il progetto Avatar va avanti, quindi adesso dobbiamo metterci con la santa pazienza e andare a finire il contatto qua, in Nuovo Cile, per contrastare uno degli eventi schifosi dell'Advent. Quindi via subito, non perdiamo tempo.
passiamoci questi 4 giorni senza problemi, si spera. Yeah, finalmente. Comunque ho notato che il contatore è alto, Purtroppo sì, perché XCOM è stronzo. Oh, tutta rage aggiunta. Molto bene. Andiamo ad assegnarla al nostro Xanxus, che sennò si sente come se fosse nudo. Eccolo là. Ma se arriva al massimo è game over? Allora, no. Ho visto, Engu, che se arriva al massimo praticamente ti dà altri 2 giorni di tempo per farlo abbassare nuovamente. E dopodiché, se anche in quei 2 giorni non riesci, è game over. Vai, sexy Xanxus. Col cappello bianco. Abbiamo solo una di queste cose, quindi fate attenzione. Solo perché sembrate dei berserker non vuol dire che dobbiate partire alla carica come loro. Va bene. Va bene. Tra l'altro è un lanciarazzi che possiamo cambiare con nulla per adesso. Io gli rimetterei il tessuto inferno a Xanxus piuttosto che l'altra. E va bene. Parte un timer, infatti. Tutta rage. Se non la costruisci, no, come? L'abbiamo già fatta, non c'è stato bisogno di costruirla. What? Scusa, ma la... senza costruirla la messa? Cioè, senza averla costruita ce l'ha messa? Com'è possibile? Oggi XCOM mi sta facendo fare... Sì, la devo ancora costruire, ma mi ha dato la possibilità di metterla a Xanxus. Vi faccio rivedere. Comunque Xanxus mi sa che... se ti metto il colore secondario nero ti cambia... Vedi, ce l'ha. Oh my god, 2 tutte rage? No, credo che... credo che si buggy la seconda. Cioè, tu la paghi ma non ti arriva mai. Perché penso fosse accaduto già nella prima run. Xanxus mi aveva detto, tu falla che ne puoi fare altre. E invece non era così, ma... Non lo so, non sto capendo più nulla. Comunque, come ti dicevo, Xanxus, se cambiamo il colore secondario dell'armatura, ti fa il cappello nero, ma allo stesso tempo ti fa i particolari neri. Il mega trollatore. Bug estremi, ma praticamente sì. Praticamente... boh, vabbè. Xanxus, se mi dici... vabbè, sono diventato Xanxus Ultra Istinto. Cioè così? Va bene. Vabbè ragazzi, tanto alla fine non costa troppo l'armatura Rage, però... vediamo. No, perché cazzo reparto sperimentale? Allora. Costruiamo... vedi, 75 riserve non è neanche troppo. Vediamo. Vediamo, possiamo metterla effettivamente a qualcun altro? Penso di no, ragazzi. Xanxus ce l'ha ancora. Proviamo su Gioia, vediamo un po'. No. Buggata, vabbè, niente. E vabbè ragazzi. Niente da fare, mi spiace. La nuova forma di Goku. Ah sì, ho visto che praticamente non diventa neanche più Super Saiyan. Vabbè. Questo avevamo e questo abbiamo. Mi ero hypato, eh. Volevi. Allora, passiamoci questo giorno.
Yes. Vale, vale, va, provarci. Sì. Buongiornissimo caffè anche a voi del Nuovo Cile. Qui è il vostro caro Vale93ba. Sto XCOM che trolla sempre. Sì, io spero abbiano fixato qualche bug con War of the Chosen. Lo spero per loro. Siamo riusciti a...